Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questa cerimonia iniziale per i festeggiamenti dell'inaugurazione della nostra nuova sede, la sede della Croce Rossa del Comitato di Mappano. E iniziamo questi festeggiamenti con l'alzabandiera dell'Italia e con relativo inno e della Croce Rossa italiana e relativo inno. Della Croce Rossa italiana. E anche della Società Nazionale di Croce Rossa Italiana. Umanità, nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce Rossa in campo internazionale e nazionale si adopera per prevenire e lenire, in ogni circostanza, le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute. Favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. Imparzialità. Opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica. Per rispettare la persona umana è necessario rispettare la sua vita, le libertà, la salute, le sue idee e i suoi costumi, eliminando quindi i concetti di superiorità e di inferiorità. Unità. Nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio. Elemento di pace all'interno della nazione e anche condizione per garantire la capillarità dell'intervento e la presenza in tutti i luoghi del paese. Inoltre è l'invito a tutti gli operatori di sentirsi componenti aventi lo stesso spirito umanitario alla base del proprio impegno. Indipendenza. La Croce Rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi. È ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme internazionali che la riguardano. Il soccorso volontario e disinteressato è necessario soprattutto in tempo di guerra, quando molto spesso viene coinvolto l'animo degli uomini, negando la serenità di giudizio e di un'opera obiettiva. Volontarietà. La Croce Rossa è un istituto di soccorso disinteressato a base sul principio volontaristico. Volontario è la persona che aderisce all'organizzazione di sua spontanea volontà e senza alcuna costrizione. Questo però non toglie che alcune prestazioni possano essere retribuite per i dipendenti, ovvero quando fanno una scelta di vita professionale di
aderire ai 7 principi e soprattutto di aiutare il prossimo sofferente. Neutralità. Si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso. Operando in situazioni di conflitto armato, la Croce Rossa pone la sua struttura a servizio della collettività, senza appoggiare o favorire nessuno, in modo da avere la fiducia di tutti. Universalità. La Croce Rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce Rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente. Ogni programma di sviluppo della Croce Rossa italiana si fonda su una visione globale dei bisogni, sulla cui base essa forgia strutture e servizi, richiede la partecipazione dei destinatari, rafforzandone le loro capacità e contribuendo al miglioramento delle loro condizioni di vita. Vi chiedo un applauso, perché questi sono i principi su cui si fonda l'opera dei volontari di Croce Rossa in tutto il mondo, oltre che le convenzioni di Ginevra. Ora, Croce Rossa italiana ormai da anni ha sposato quella che si chiama Strategia 2020, che sono delle linee di indirizzo che la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha dettato a tutte le consorelle e da sviluppare entro appunto il 2020. Croce Rossa italiana ha recepito le direttive della federazione e le ha introdotte e applicate quelle che sono le necessità della nostra società. A tutti i livelli territoriali, locali, provinciali, regionali e nazionali, ha affidato le aree che ricadono all'interno di questi obiettivi di svilupparle sul territorio. Pertanto abbiamo il piacere di leggervi gli incipit degli obiettivi strategici, che sono il fondamento su cui i delegati di tutte le aree, le 6 aree di Croce Rossa italiana, lavorano e si impegnano a sviluppare all'interno del territorio. Obiettivo strategico 1. Tuteliamo e progettiamo la salute e la vita. Lo sviluppo dell'individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, OMS, che richiede quindi un approccio globale ed integrato all'individuo. Lo sviluppo del giovane contribuisce a sviluppare la capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all'interno delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva. Nel perseguire questo obiettivo, la Croce Rossa italiana promuove una cultura della partecipazione, favorendo quindi la partecipazione attiva dei giovani volontari ai processi riconoscendo il valore del dialogo e della collaborazione. Nel raggiungimento della sua mission, la Croce Rossa italiana favorisce la partecipazione dei giovani volontari a tutte le attività dell'associazione. Obiettivo strategico 6. Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del volontariato. Essere una società nazionale forte significa essere capace di prevenire e affrontare in modo efficace le vulnerabilità della comunità. La costruzione di una società nazionale forte passa attraverso una crescita sostenibile, volta a garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle attività operative e dei processi di gestione. Accountability nei confronti dei beneficiari e di chi sostiene le nostre attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della nostra rete di volontari. In questo contesto, la Croce Rossa italiana riconosce il valore strategico della comunicazione, che permetta di catalizzare l'attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulnerabili, favorisca la riduzione delle cause della vulnerabilità, ne prevenga quelle future e mobiliti maggiori risorse per un'azione efficace. Le attività che la Croce Rossa italiana svolge quotidianamente rappresentano un terreno sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria volte a mantenere in primo piano i bisogni umanitari delle persone che non hanno voce. Accedere ai locali in modo che tutti possano vederli. Anch'io ho avuto la fortuna e l'onore di visitarli qualche tempo addietro, quando c'era ancora qualche rifinitura da terminare, e ho visto veramente il lavoro, l'impegno che tutti gli uomini e le donne e della Croce Rossa di Mappano ci hanno messo per portare a casa questo risultato. Ma cosa dire, oggi è una di quelle occasioni nelle quali un sindaco è veramente orgoglioso di portare questa fascia, perché
prendere positivamente atto in modo così plastico, visibile, come sta succedendo quest'oggi in questo momento di inaugurazione, che una comunità, no, è in grado di ospitare, no, sul proprio territorio una realtà così bella, così grande, così impegnativa anche, quale appunto la Croce Rossa, beh, questo veramente rende orgogliosi di appartenere. Prima di tutto vi porto il saluto di tutti i Vigili del Fuoco italiani che ho l'onore di rappresentare. Il saluto particolare lo voglio dare all'amico sindaco, io mi permetto di dire amico perché ci conosciamo da anni, io arrivo anche dai movimenti giovanili cattolici. Saluto l'amico di Borgaro, sindaco, il presidente del consorzio. Un saluto particolare al caposquadra Tosi, che mi fa piacere di vederlo lì, visto che negli anni addietro abbiamo fatto tante battaglie assieme. Un saluto particolare ai colleghi e a tutti voi. Ma soprattutto vi porto con così un certo orgoglio il saluto dell'onorevole Zamberletti, che voi sapete che è il padre della Protezione Civile, che ha sempre visto nella Croce Rossa dell'attestato che davamo nei civici pompieri già nel 1852, prima dell'Unità d'Italia. Siatene fieri, siate orgogliosi di appartenere a una grande associazione. Io ho girato tutto il mondo, la Croce Rossa italiana, e sono stato amico con tutti i vostri commissari e presidenti vari, è il numero, è il top 1, benché se ne dica. Di questo siate fieri, siate orgogliosi, trasmettete chi ha una certa età e una certa esperienza questa cultura ai giovani. Guardate che io lo dico sempre perché conosco molto bene i ministeri, che sono anche nella commissione della presidenza del Consiglio dei Ministri della Protezione Civile, poi con Bertolaso e tutti quelli che si sono seguiti dopo Zamberletti, c'è sempre stata una grossa amicizia. Ma la Croce Rossa è sempre stata in prima linea e di questo siete super orgogliosi. Anche perché, non dimenticate, questa qua è storia, qua non è che io sono un monaglio coso. Mi risulta che fino al 45 la presidentessa era addirittura la regina d'Italia, più di così avevate tutta la nazione in mano. Ecco, adesso io vi consiglio, chiederei, visto che è una cosa ufficiale, i due sindaci e il presidente del consorzio con me, con tutta l'amicizia, e così con tutto l'orgoglio di pompiere e di volontario, ma per l'amicizia che mi lega a tutti voi, e ve lo dico ai giovani, lo dico anche ai politici, un ringraziamento particolare, perché da Roma non sanno, e lo dico anche fuori dai denti, perché tanto io ho raggiunto l'apice della carriera e delle onorificenze, perciò non possono degradarmi. Ecco, queste qua sono le cose che fanno i sindaci, che a Roma non le capiscono, ma le capite voi che avete dei politici che credono in questi valori e credono in voi soprattutto. Non dimenticatelo mai, perché la loro presenza oggi vuol dire che credono in voi. Ecco, questa è una cosa importante, e Zamberletti lo dice sempre, ricordatevi che nessuno come chi vive e opera sul proprio territorio conosce il proprio territorio meno a vita. Di questo grazie sindaci, grazie dell'impegno, ma come cittadino vi dico grazie per essere vicino a voi volontari, e siate orgogliosi di noi perché noi vi vogliamo bene. Bravo. Presidente, io te lo consegno con tutta l'amicizia, così che sia di ricordo, quando vengo poi a trovarlo lo voglio vedere inquadrato, così è un bel ricordo che avete. Assieme ai sindaci te lo consegno, grazie di cuore. Buona festa, e tenetela perché avete una signora sera. Che meraviglia, signore. Ecco, domani i colleghi di Volpiano vi daranno una dimostrazione della vostra preparazione con la vostra, così anche la popolazione potrà apprezzare effettivamente chi dedica all'infuori della famiglia, trascurando anche a volte gli affetti familiari e tutto, perché crede nella scelta di vita che ha fatto. Non dimenticando che sia nella Croce Rossa sia nei Vigili del Fuoco qualcuno su qualche incidente per soccorrere gli altri, purtroppo, perché credeva in determinati valori e ha anche lasciato la propria vita, e a volte anche dei ragazzi giovani. Non dimenticatelo mai, questo deve essere il vostro emblema, ma per i politici deve essere l'emblema che sicuramente i giovani che sono
l'orgoglio delle associazioni che sono qua non daranno mai fastidio alle forze dell'ordine per droga, ubriachezza e derivati simili, che lo dovrebbero anche capire, dare qualche sovvenzione in più da Roma, perché localmente fate fin troppo. Io dico sempre nei pompieri, la messo nei sindaci e tiro giù la saranda. Grazie e buona festa. E con orgoglio che rivolgo a voi il ringraziamento e il saluto a nome di tutti i volontari di questo comitato locale di Croce Rossa. Quella a cui partecipiamo oggi è una festa ed è un fatto importante che in un momento particolarmente difficile per il nostro paese noi abbiamo deciso di regalarci questo momento di festa e di volerlo fare insieme a tutti gli amici che in questi anni difficili ci hanno dato fiducia, ci hanno manifestato stima, hanno creduto nelle nostre capacità e nel nostro entusiasmo. Mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Laura De Leo e in quanto presidente di questo comitato locale di Croce Rossa ho il compito di fare questo discorso nonostante l'enorme emozione. Per noi oggi è una giornata importante, quasi storica direi, l'inaugurazione della nuova sede. Tutto ciò avviene dopo essere stati per 18 anni nomadi, passatemi il termine, tra sistemazioni definite provvisorie ed inadeguate in relazione al numero delle attività da organizzare e da svolgere e anche in relazione al numero sempre crescente di volontari in forza a questo comitato. Oggi per noi rappresenta un nuovo inizio. Sono convinta che dobbiamo essere tutti responsabili del nostro progresso, non solo di quello economico, ma anche di un progresso in senso più alto, cioè del progresso civile, che non può riguardare solo la nostra piccola realtà. Ciò che è stato fatto finora non basta più. Dobbiamo avere la capacità di rinnovarci tutti. Se vogliamo guardare avanti ad un futuro che prosegua nella crescita, dobbiamo avere il coraggio delle nostre scelte e dobbiamo metterci in gioco con spirito futuristico, con serenità, con trasparenza ed onestà, dimenticando cattiveria, rabbia e odio. Oggi non ci sono più certezze per il domani, semmai ve ne sono state. Il domani di Mappano e della nostra comunità sarà quello che riusciremo a progettare oggi e a continuare a costruire domani. La nostra nuova sede è situata su strada Cournier, in locali che danno più visibilità e permettono di continuare ad incrementare un percorso teso ad avvicinare maggiormente la Croce Rossa ai cittadini, consapevole che possa meglio e con più efficacia svolgere le proprie funzioni. La nuova sede, rinnovando i suoi locali, crea anche le condizioni strutturali per essere luogo di incontro, di riflessione e di formazione per i suoi volontari e per tutti i cittadini. Qui mi sento di rivolgere un appello a tutti i volontari di Croce Rossa, perché insieme, nel rispetto dei 7 principi fondamentali, rappresentiamo il nostro ente. La responsabilità di ciascuno di noi è diventare la Croce Rossa. Tutte le volte che indossiamo la divisa, noi siamo la Croce Rossa. Se grande è la soddisfazione che proviamo oggi, grande è stato anche l'impegno. L'impegno economico che dobbiamo sostenere per ottenere e mantenere questa struttura. Basta guardarla per capire quanto sia necessario che ciascun volontario si impegni quotidianamente per potersi permettere questa soluzione. Comunque oggi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. È stata dura perché per risparmiare si sono escogitati tutti gli strumenti cui la fantasia può dare adito e per questo non posso che dire pubblicamente il mio grazie più sentito a tutti i volontari. Grazie davvero. Lavorare con voi è un vero piacere e rappresentarvi è per me un onore. Voglio ringraziare infine a nome di tutti i miei colleghi, tutte le autorità e tutti i cittadini intervenuti quest'oggi, che con noi vogliono condividere questo giorno di festa. Buon divertimento e buona giornata a tutti.